Benissimo, vediamo adesso come possiamo fare delle normal map con Blender in un modo abbastanza efficiente e veloce. Per prima cosa prendiamo un piano semplicissimo, quindi cancelliamo il nostro cubo, Shift A e mettiamo il mesh, il nostro piano, lo guardiamo di fronte, ce lo guardiamo un attimino e su questo piano aggiungiamo un add-on che è disponibile, che si chiama layer, eccolo qua, Texture Paint Layer Manager, okay, che vedete che è presente nell'ultima versione di Blender. Una volta che è abilitato, quindi gli mettete il baffetto qua, potete aprire la parte a tendina di destra anche con N e potete andare in Texture Paint, quindi paintare questo oggetto. Attenzione che lui vi dà un avvertimento, questa è la parte del Texture Paint Layers, manca un materiale. Andiamo nella sezione di materiali, ci aggiungiamo il materiale e nel momento, allora non, in realtà l'abbiamo messo nel posto sbagliato, no, è giusto, quindi questo qui è il materiale. Perfetto, allora non ci sono ancora dei layer, però il materiale c'è. Quindi facciamo che aggiungerci un bump. Allora il bump, ecco l'ha aggiunto. Il bump praticamente vedete che c'è raggio 35 di default, quindi un pennello abbastanza grosso. Se noi vogliamo farlo un po' più piccolo, facciamo F e restringiamo le dimensioni del pennello. Ok? Dopodiché possiamo tranquillamente fare, adesso in questo caso faccio due cerchi. 1 e 2 cerchi. Questi sarebbero dei bump che sono stati dipinti, ma non si vedono, quindi come facciamo a farli vedere? Per farli vedere semplicemente andiamo nella parte display, abilitiamo la visualizzazione GLSL, texture solid e poi abilitiamo qua la visualizzazione texture. Perfetto, vedete che abbiamo effettivamente una preview di quello che facciamo, quindi noi possiamo fare dei pennelli ancora più piccoli, questo qua, e poi fare una serie di, ecco, vedete, di incisioni. Così, perfetto. Quindi a questo punto abbiamo fatto la nostra una nostra bump map, molto facile, molto semplice, però se andiamo a vedere cosa ha generato nel materiale, nella texture, vedete che ha generato un qualche cosa che non è proprio una mappa di questo tipo. Ok, quindi questa che è bianca non va bene, dobbiamo avere una versione tutta lilla, violetta, eccetera. Allora, come facciamo per ottenere questa cosa qua nuova? Dobbiamo innanzitutto andiamo nella parte di gestione immagini, quindi apriamo qui. Ci mettiamo UV Image Editor, poi innanzitutto andiamo in Edit Mode. Vedete che qua in Edit Mode abbiamo questo che è stato, cioè c'è già, vediamo un attimino se è vero, c'è già una UV Map di default associata a questo materiale che ci andrebbe anche bene. Se non ci fosse dobbiamo generarla, ma va bene così. Vedete che questo piano si mappa tutto sulla nostra immagine. Però noi ci generiamo una nuova immagine, quindi New Image, e questa nuova immagine la chiamiamo Normal, anzi chiamiamola Cerchi Normal. Qui possiamo anche toglierci l'alfa. Ed ecco, vedete che è vuota, dobbiamo riempirla, dobbiamo scriverci dentro la mappa normale vera e propria. Come facciamo a farlo? Una volta che l'abbiamo associata, vedete che siamo in Edit Mode, abbiamo associato il piano con questa immagine, possiamo andare qui dove si fanno i bake e nella parte di bake, che è qua in fondo, lo apriamo e semplicemente andiamo a dirgli di, ecco, normal stangent, che è default, e gli diciamo di fare il baking. Allora, qua sopra ci dice lo stato del baking. Vedete che ci ha prodotto effettivamente un'immagine che è quella che ci piace. Quindi questa immagine la salviamo, save as image, la salviamo cerchi normal, la tiriamo su da Second Life, quindi qui facciamo Ctrl U. Andiamo, cerchi normal, questa, eccola qua, facciamo
Facciamo l'upload della nostra immaginina. Eccola arrivata. E poi ci prendiamo un normale pannello, anche non mesh, e andiamo nelle sue proprietà. Quindi semplicemente facciamo edit. Andiamo qui nelle texture, andiamo nella parte anziché texture diffuse, andiamo nella bumpiness e qui nella bumpiness ci mettiamo la nostra immagine che abbiamo appena fatto. Vedete che si ottiene esattamente quello che avevamo visto prima. Quindi abbiamo fatto, poi qui se vogliamo ottenere qualche effettino possiamo metterlo metallico, ecco, e vedete che abbiamo comunque degli effetti normali, insomma, quindi in rilievo, basso rilievi, eccezionali, ho chiesto soltanto dalla versione dei materiali nuova che è stata presentata a Second Life a partire da aprile-maggio 2013 e che quando anche Firestone lo supporterà diventerà usabile da tutti. Vi ringrazio, salve.